Buonasera e ben ritrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Restart, l'ultima della settimana, una settimana che è stata davvero intensa. Io ho anche ripreso questo viaggio da sola, però per fortuna ci sono stati tanti ospiti qui con me, alcuni ospiti che conoscete già, altri nuovi che però magari andremo a scoprire ancora più a fondo nelle prossime puntate. E poi naturalmente tutti voi a casa. Oggi per concludere la settimana andremo in un settore, andremo a guardare quello che succede in un settore di molto particolare, molto che già prima di questa emergenza Covid-19 viveva e continua a vivere in diverse problematiche. Stiamo parlando delle carceri, delle case circondariali, quelle che sono quindi delle persone, gli ultimi, sempre appunto proprio le persone che sono detenute e stanno scontando la loro pena per riabilitare la propria vita e magari uscire meglio di prima. E lo facciamo con un ospite di eccezione oggi, il professor Paolo Giulini, che è un criminologo nonché presidente del CIPMO, ovvero il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. Buonasera, professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi, grazie a voi. Saluti Allora, tutte le spettatrici e i telespettatori. grazie. Allora, professore, io partirei appunto dalla situazione Covid, perché dal 28 ottobre, secondo i dati, i contagi nelle carceri sono davvero esplosi, sono quasi raddoppiati dal 28 ottobre scorso, anche se la situazione è diversa da quella di maggio. Sicuramente ci sono più casi, però la maggior parte sono asintomatici. Noi ricordiamo tutti che cosa è successo durante la prima ondata con quelle varie e diverse rivolte perché ai detenuti era stato impedito di ricevere le visite, naturalmente per frenare i contagi, e ha avuto questa situazione, un risvolto drammatico. Ora, professori, i media già parlano per questa seconda ondata di una bomba sociale, il rischio appunto che esploda questa bomba in questi contesti. Lei che li vive tutti i giorni, crede che questa ipotesi, questa eventualità sia davvero possibile? Ma io dico, è sicuramente un contesto molto complesso per fare degli interventi di prevenzione in questo momento, ma anche di presa in carico delle persone eventualmente infette nelle carceri. I dati sono purtroppo in aumento, però per quanto riguarda per esempio la regione dove lavoro, Lombardia, ci sono circa 250 detenuti che pare che siano in questa condizione, ma che sono state previste proprio degli interventi. Strutture detentive, per esempio la circondariale, una casa di reclusione San Vittore Pollate, dove verranno ubicati o sono già ubicati in un reparto ad hoc questi detenuti che hanno questo problema. E poi vedo che c'è anche un'attenzione in particolare, a differenza di prima, le cose non sono così improvvise, perché già il DAP si è organizzato col 23 ottobre con un accordo insieme alla Polizia Penitenziaria per gestire in sicurezza questa fase. Credo che ci sono i presupposti per riuscire a farlo. Io sono un criminologo clinico, non sono un funzionario dell'amministrazione penitenziaria, sono un consulente esterno che entro in carcere a fare il mio lavoro di osservazione scientifica della personalità e credo che ci sia un livello di preparazione oggi molto più adeguato di quello che arrivò improvviso. D'altronde non c'erano altri modi di reagire che portò poi a quelle rivolte. Tra l'altro, l'aspetto importante è quello di riuscire a garantire, oltre che la salute delle persone, di chi ci lavora e di chi è detenuto, di garantire la comunicazione con l'esterno. E questo ormai, sia con le telefonate, sia con i mezzi da remoto, in molti istituti avviene regolarmente, anche successivamente alla crisi di marzo, e prosegue in questa fase. Sarà intensificata sicuramente, ma questo è un modo per garantire la comunicazione con i parenti dei detenuti. Bene, ci sta dando una bella notizia, professore. Sempre a proposito di Covid, voi proprio per gestire questo periodo delicato avete messo a punto un nuovo servizio, proprio un servizio per le emergenze psicologiche e relazionali da Covid-19, per gestire questa emergenza sanitaria. A chi è rivolto questo servizio? Come funziona e che risultati ha dato fino adesso? Ma questo è un servizio che abbiamo pensato immediatamente, le prime settimane di marzo, di proporre al settore sicurezza del Comune di Milano, che è lo stesso settore, lo stesso assessorato per il quale noi gestiamo tre servizi per il Comune ormai da parecchi anni, che è il presidio criminologico territoriale,
servizio psicotraumatologico per le vittime di reato e il servizio di mediazione sociale penale, con i nostri operatori abbiamo dato la disponibilità di aprire questo sportello telefonico, soprattutto con psicotraumatologi, cioè con colleghi che hanno nella specifica loro professionalità di psicologi clinici anche le competenze per lavorare sul trauma. Perché? Perché riteniamo che questi momenti così drammatici che l'epidemia ha generato anche nella qualità delle convivenze, anche negli equilibri psichici delle persone che devono affrontare queste nuove difficoltà improvvise, richiedano una capacità di accogliere quelle che sono situazioni traumatiche e situazioni da eventi traumatici, e dunque quello che può essere lo psichismo delle persone turbate da eventuali eventi traumatici anche luttuosi. Pensiamo appunto alla fila di decessi che caratterizzò in Lombardia il periodo marzo-aprile e che purtroppo sta continuando anche in questa fase. Per cui ecco, il servizio aveva la caratteristica di offrirsi a qualsiasi cittadino, a qualsiasi utente che poteva richiedere un intervento di aiuto. L'utente veniva accompagnato telefonicamente, proprio con un percorso anche di specifiche tecniche, per esempio in riferimento all'MDR, i nostri operatori sono quasi tutti specializzati in questa tecnica di risoluzione degli eventi traumatici che era offerta in modo gratuitamente alla cittadinanza e al Comune di Milano attraverso il nostro servizio. E professore, che cosa è emerso in questi mesi di lavoro? Quali sono le preoccupazioni che attanagliano di più gli italiani? Ma la questione principale sul piano, per esempio, dell'equilibrio psichico è proprio questa situazione di non riuscire a trovare degli sbocchi, penso proprio di chiusura che offre questa situazione alle persone, cioè quella di non poter avere una visione evolutiva della condizione attuale. Ed è quella che incide moltissimo poi su aspetti depressivi, aspetti anche di rinuncia, per cui atteggiamenti molto passivizzanti rispetto alla situazione e in particolare anche la difficile gestione della conflittualità, anche perché siamo in situazioni di chiusura, spesso e volentieri queste chiusure emergono in maniera rilevante le situazioni critiche, dove la conflittualità rischia di evolvere purtroppo in situazioni anche violente, di maltrattamenti. Anche questo è un altro aspetto importante da Quindi mi precipitare. perdoni professore, le rigiro la domanda, le ripropongo la domanda che le ho fatto prima per quanto riguarda i contesti carcerari. Nella società italiana c'è il rischio di una bomba sociale alla luce di questa sofferenza psicologica che un po' tutti ci troviamo a vivere, chi in maniera più pacata, chi invece più esasperata, che potrebbe appunto, come ha detto lei, generare situazioni di conflitto. Guardi, io non ho le competenze per rispondere a questo perché non sono un sociologo, sono un criminologo, mi occupo nello specifico di quelle bombe che possono succedere nell'ambito delle relazioni interpersonali. E questa crisi sicuramente ci mette in una condizione di grande fragilità, soprattutto sulla questione della gestione della violenza interpersonale, perché spesso e volentieri già la violenza interpersonale familiare difficilmente viene detta, difficilmente emerge, difficilmente una donna riesce a denunciare sopruso o un violento maltrattamento. Figuriamoci in un regime di chiusura come quello che ci impone appunto l'attuale epidemia. Credo che questo sia davvero un problema, che poi sia e abbia la caratteristica di una bomba sociale, questo non sta a me dirlo, però sicuramente il confinamento e una chiusura ulteriore in quelle relazioni dove ci sono delle criticità può generare degli effetti lesivi, molto lesivi per chi li subisce. E infatti il vostro lavoro si concentra anche tanto sui contesti familiari, perché spieghiamo rapidamente ai nostri telespettatori che cos'è il CIPM, è un centro italiano per la promozione e la mediazione. Si avvale di un'equipe multidisciplinare e costituisce un elemento forte sul territorio per la diffusione delle pratiche di mediazione. E come ha detto appunto il professore, primi casi di conflittualità si verificano proprio nei contesti familiari e interfamiliari. Per questo, mi corregga se sbaglio, professore, voi avete fatto partire il progetto Concordo, che è rivolto appunto proprio alla sofferenza e alla conflittualità all'interno delle famiglie. Sì, nell'ambito della nostra cultura che si ispira agli interventi di giustizia riparativa, cioè un intervento di giustizia che integra il paradigma della posta del sistema penale, quello punitivo-retributivo e quello riabilitativo, noi abbiamo creato tutta una serie di interventi che si occupano proprio di gestire la conflittualità attraverso le pratiche della mediazione. Però bisogna distinguere subito, Concordo è un progetto che si incentra, è stato fatto insieme all'SQS che è
servizio di violenza sessuale, il servizio di violenza domestica che ha impiantato l'ospedale Mangiagalli con la dottoressa Kusterman. Questo servizio, questo progetto, si incentra soprattutto sulla conflittualità familiare per trattare quella parte di conflittualità che va in tale escalazione da poter rischiare a diventare violenza. E bisogna dire che sono due cose diverse. Una cosa è il conflitto, è l'alto elevata conflittualità, un'altra cosa è invece l'episodio violento, la violenza all'interno Esatto. della relazione. Ecco, Concordo non si occupa di quella parte della violenza, si occupa di intervenire prima che succeda l'episodio violento, da intervenire su un conflitto elevato per gestirne gli effetti e per riuscire a, in un certo senso, de-escalare la conflittualità. Invece noi abbiamo come mission anche quella di lavorare sulla violenza, e questo però è tutto un altro campo, con altri progetti. Ecco, parliamone, professore, il vostro progetto di punta, perché voi appunto non siete, non, i vostri interventi non mirano soltanto a supporto, ad aiutare le vittime di reati, ma anche gli autori e soprattutto il vostro progetto di punta riguarda i reati di natura sessuale. Sì, diciamo che sono dal 2005 che noi abbiamo aperto una sezione ad hoc. Abbiamo chiesto al provveditorato dell'amministrazione penitenziaria lombarda di concederci un luogo ad hoc all'interno della casa di reclusione di Bollate per avviare un programma di trattamento per autori di reati sessuali che partecipano attraverso la firma di un contratto e si rendono disponibili a stare in quella sezione per un anno intero, con un'equipe, come diceva prima lei, molto giustamente, multidisciplinare di operatori, psicologi, psicoterapeuti, educatori, mediatori e anche preparatori atletici e arte terapeute, che per tutta la settimana offrono delle attività di pensiero, di riflessione, di attività corporea a queste persone, nella funzione specifica di mettere queste persone maggiormente in contatto con se stessi, le proprie vulnerabilità e difficoltà, ed evitare i rischi di recidiva una volta che la pena è terminata. È un progetto che ci sarà molte soddisfazioni, soprattutto sui risultati, perché c'è un abbattimento importante delle recidive di questi soggetti, ma anche perché ha avviato delle prassi nell'ambito del sistema penitenziario, anche giudiziario e anche del sistema sociale, che sono assai innovative. Pensiamo per esempio all'importanza che un progetto del genere poi ha sul territorio, perché queste persone quando escono hanno fatto un percorso trattamentale con noi e poi possono proseguire questo trattamento nel servizio del comune, il presidio criminologico territoriale che abbiamo appunto avviato dal 2009. L'altro aspetto importante è che avviare, come dire, trattare gli autori dà la consapevolezza anche alle forze dell'ordine e alla magistratura della possibilità di mettere queste persone a contatto con i trattamenti e dunque a volte di essere anche in grado di ingiungere dei percorsi trattamentali. E abbiamo avviato delle prassi molto innovative sul territorio milanese utilizzando ad esempio le misure di prevenzione e la cosiddetta sorveglianza speciale in giunzione trattamentale. Per cui una persona, anche se non ha commesso un reato, anche se ha terminato la propria pena per reati di maltrattamenti, persecutori, violenza domestica, violenza sessuale, può essere attenzionata sul territorio attraverso un provvedimento di questo tipo. Il pubblico ministero lo può richiedere, se il giudice lo concede, spesso e volentieri, da quando c'è questo servizio e questa operatività, tale prescrizione prevede l'ingiunzione trattamentale. Vuol dire che questa persona, durante l'esecuzione di questa misura, dovrà recarsi in nostra sede a seguire dei percorsi di trattamento. Anche questa è un'altra cosa importante che segue le prassi che abbiamo generato, fino a quelle di prevenzione primaria, che sono legate proprio a un rapporto con la questura che noi abbiamo per gestire gli ammoniti, cioè le persone che sono state allertate dalla questura che nelle loro modalità violenta devono interromperla, altrimenti nei loro confronti parte una denuncia. E quando vengono allertati, vengono inviati presso di noi a fare corso trattamentale. Per quanto riguarda i reati sessuali, Presidente, quanto è incidente la recidiva? Cioè, naturalmente, lei mi ha detto che con il vostro progetto, i vostri percorsi, la recidiva viene a diminuire, ma invece solitamente ha qualche dato, cioè senza un percorso veramente riabilitativo, quanto è alto il rischio che colui che ha commesso dei reati sessuali, una volta espiata la sua pena, ritorni, a commetterli? Allora, noi in Italia di dati ancora così precisi non ne abbiamo, perché non abbiamo mai avuto e non abbiamo ancora una banca dati per gli aggressori sessuali nel nostro paese. Però E se questo facciamo. sicuramente non è una buona notizia, no? Perché i dati servono sempre a capire meglio qual è il problema, a inquadrarlo bene e ad affrontarlo.
Come mai c'è questa carenza di dati? Noi non abbiamo ancora in Italia una grande cultura e abbiamo queste prassi così sviluppate a livello anche con l'appoggio delle istituzioni. Il nostro è un progetto un po' isolato, anche se sta durando da tempo e sta cominciando a fare sistema nella nostra realtà, però stiamo provando proprio a gestire questo progetto, a portarlo sui territori e guardi la curiosità che mi fa pensare molto bene di questa coincidenza. E noi abbiamo vinto un progetto che ci è finanziato da una importante banca nazionale che come nome ha proprio il nome della vostra trasmissione. Ed è proprio un pezzo che va nella I casi direzione. della vita, il destino. Io credo alla legge di attrazione, ci credo tanto, Che va nella professore. direzione di creare questi interventi su tutte le regioni, dunque per esempio Sardegna, Lazio, Liguria, dove avremo delle unità di trattamento intensificato per autori di reati sessuali, delle equip specializzate, dei servizi sul territorio che possono intervenire e poi la validazione di test internazionali, molto importanti, che in Italia non sono ancora state validati. E sono due test sulla prevenzione del rischio di recidiva che valideremo grazie a questo progetto, per cui sapremo dare dati maggiori. La domanda che lei mi faceva, le rispondo subito riguardo ai dati. Per quanto riguarda la letteratura internazionale, soprattutto quella di provenienza nordamericana, il rischio di recidiva per gli autori di reati sessuali non è così elevato, anche perché la gran parte di loro sono reati intrafamiliari. Si parla di un rischio di recidiva che va intorno al 20%. Però l'efficacia dei trattamenti su queste persone abbatte del 50% il rischio di recidiva. È un dato davvero importante. Passiamo ad analizzare, adesso abbiamo parlato appunto degli autori di questo genere di reati, parliamo delle vittime, ma di un reato in particolare, quello dello stalking, perché voi avete anche un ufficio per lo stalking proprio a Milano. A me la cosa che colpisce, anche leggendo le vostre schede, è che il reato dello stalking ancora si fa fatica a riconoscerlo come un reato nell'opinione pubblica. Beh sì, anche perché è un reato che, voglio dire, per fortuna il nostro legislatore si è occupato di queste condotte lesive e se ne è occupato creando la fattispecie degli atti persecutori, ma è molto recente. Se ci pensiamo, la legge è del 2009, 11 anni dopo la coscienza collettiva sulla tutela rispetto a queste condotte, diciamo, è cresciuta rispetto a prima, ma c'è ancora molta strada da fare. Non solo, però c'è anche da dire che c'è una capacità di risposta delle istituzioni e delle forze dell'ordine oggi sempre più efficace nei territori. Io le ho fatto prima il riferimento all'ammonimento. L'ammonimento è una legge dello Stato che prevede la possibilità di interrompere queste condotte, infatti nella legge del 2009 è previsto. E viene interrotta, viene richiamata questa persona che ha fatto queste condotte, gli viene detto proprio se non smetti, ti arriva la denuncia, procedi d'ufficio e ti prenderai un Una processo. tirata alle orecchie. Una tirata d'orecchio, diciamo, si può dire anche come nel calcio, il cartellino giallo, Giallo. no, che ammonisce il giocatore che ha fatto il fallo di troppo. Allora, ecco, questo è un punto estremamente interessante perché ma vale anche per la violenza domestica e per il cyberbullismo, sono quelle successive che lo integrano. Perché è un intervento di prevenzione primaria che ha a che fare con un procedimento amministrativo che permette davvero di ridurre la potenzialità lesiva della persona perché lo ferma. Nel caso nostro non solo lo ferma, ma gli dice anche vai a fare un percorso trattamentale da questi signori, che sono i miei colleghi, io ho scritto, e mette un po' in discussione questa situazione a cui sei arrivato. Cioè, sei arrivato al fatto che qualcuno ti sta occupando di una tua dinamica, di un tuo comportamento, ti stai sentendo fermati. Forse perché c'è un problema. Questo credo che sia un aspetto molto importante. I dati sono estremamente rassicuranti perché siamo riusciti dal 2018, da quando questo protocollo, che si chiama protocollo Zeus, creato dalla Questura di Milano, dal Dipartimento dal Crimine della Questura di Milano e dalla dottoressa Simone, che se ne è occupata in prima persona, ha generato degli effetti positivi. Lei pensi che le persone che noi vediamo nel 2019 sono state inviate a noi 119 persone, ne abbiamo viste 111 e di queste solamente il 6% ha ripetuto questa cosa. Quelle che non sono state viste il 19%. Dunque, come vedi, la percentuale di abbattimento, di riduzione del rischio di condotta attraverso interventi trattamentali anche con l'abbattimento, cioè prevenzione primaria, sono molto elevate. Ma questo genere di trattamenti, soprattutto per quanto riguarda lo stalking, coinvolgono sia la vittima che l'autore, ma in maniera contemporanea o separati? Allora, in questo caso noi sentiamo anche la cosiddetta parte istante, perché non è ancora vittima, non siamo in un procedimento penale, siamo in una procedura amministrativa.
E nel caso che valutiamo la persona, la parte istante fragile, vulnerabile ed esposta a rischi di ulteriore violenza, chiediamo a questa persona di rivolgersi ai servizi specifici, ai centri antiviolenza oppure al servizio psicotraumatologico del CUR di Milano che noi gestiamo, per la presa in carico del rischio di vittimizzazione. Ma la parte più importante del nostro lavoro con gli ammoniti è proprio proseguire con la persona che ha fatto quell'atto di violenza. Per quanto riguarda la prevenzione primaria, per quanto riguarda la prevenzione secondaria, cioè gli stalker condannati che sono in esecuzione di pena o in carcere o sul territorio, noi prevediamo degli interventi di gruppo trattamentali, sono proprio trattamenti di gruppo per mettere queste persone a contatto con le loro fragilità, ma soprattutto con diciamo, la lesività delle loro condotte. E questi gruppi sono aperti a queste persone, cominciamo in carcere a preparare questo tipo di intervento, per cui a San Vittore abbiamo uno sportello specifico per stalker e maltrattanti, e poi sul territorio offriamo loro la possibilità, in quell'ufficio che lei ha citato, di continuare questa presa in carico. Professore, l'ultima domanda perché siamo davvero agli sgoccioli. Voi appunto date sostegno alle vittime di reato, anche sostegni psicotraumatologici che vanno sia da alcune indicazioni a livello psicologico ma anche a livello legale. Per quanto riguarda l'aspetto legale e per quanto riguarda soprattutto i reati a sfondo sessuale ma anche i reati domestici, quanto è ancora difficile soprattutto per le donne convincersi a denunciare? Beh, questo è un aspetto sicuramente che è stato già notato dalla prima Istat del 2006, che dava dei dati drammatici sulle difficoltà di denunce delle donne, come lei ricorda molto bene. Ma noi crediamo che ci sia un'evoluzione in questo senso, sia grazie a voi, grazie ai media, grazie alla coscienza collettiva, grazie anche ai servizi che si stanno sul territorio specializzando, anche alle forze dell'ordine che ormai sono sempre più in grado di aiutare. Intercettare questi fenomeni, aiutare le persone che li subiscono ad accompagnarli nella denuncia, anche grazie a istituti come l'ammonimento, stanno cambiando le cose, e cioè quei dati del 2006 probabilmente oggi sono molto migliorati e c'è una maggiore consapevolezza di potersi, come dire, di potersi aprire, di poter avere fiducia, di rompere quella bolla che spesso è la bolla dell'intimità che genera sofferenza e violenza e di affidarsi a qualcuno per riuscire a gestire la propria situazione di insicurezza. Io sono molto ottimista, ci sono le leggi per fare gli interventi, c'è una legislazione internazionale che le sostiene. Ci sono degli professionisti che sempre più sono capaci nelle forze dell'ordine, nella magistratura e nei servizi sociali di rapportarsi con questo fenomeno e credo che stiamo andando nella direzione giusta. C'è molto lavoro da fare, ma la direzione e la strada l'abbiamo intrapresa. Bene, professore, io la ringrazio davvero, soprattutto perché con questa chiacchierata mi ha dato, e spero anche a me e ai nostri telespettatori, un senso di speranza, perché appunto riconoscere i propri errori sicuramente serve, ma sapere che stiamo andando nella direzione giusta per migliorarli è sicuramente piacevole saperlo per tutti. Grazie mille a Paolo Giolini, professore criminologo e presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. Grazie professore davvero perché so i suoi impegni, grazie per aver ritagliato questi 25 minuti per noi di Ristart. Grazie. Buonasera a lei e a tutti gli spettatori. Grazie. Bene, davvero ripeto anche a voi quello che ho detto al professore, io sono molto contenta di questo suo intervento perché ci ha fatto capire sia le problematiche ma anche le soluzioni che si mettono in campo per risolverle, perché questo è un aspetto importante ad ogni problema. Molto spesso, quasi sempre, corrisponde una soluzione, basta solo trovarla e avere la perseveranza di perseguirla. Noi adesso andiamo un paio di minuti in pubblicità, ma torniamo subito dopo per la parte dedicata, come ogni venerdì, all'economia. A tra poco. Ed eccoci qui tornati in studio con la seconda parte di Restart che il venerdì ormai lo sapete bene è dedicata all'economia, ai temi salienti di questa settimana, ma andremo un po' oltre perché noi oltre a parlare di numeri ragioniamo anche con il cuore e lo facciamo con il nostro rettore Fabio Fortuna. Buonasera rettore, ben Buonasera, trovato. ecco qua per il Anche nostro consueto oggi in appuntamento. tenuta sportiva.
Sì, oggi anche ti L'altra devo volta ha ringraziare. portato decisamente bene, direi, no? Sì. Domani c'è la seconda partita che trasmettiamo in diretta sul nostro canale 264. Quindi ancora onoriamo questa seconda partita, poi torniamo alla giacca e cravatta Alla sua che divisa consuetudine. abituale. Bene, rettore, allora uno degli interventi più importanti di questa settimana è il decreto Ristori bis, che proprio questa sera dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri e conterrà nuove misure, altri fondi a sostegno delle categorie maggiormente colpite dai DPCM, quindi dalle restrizioni e dalle chiusure, bar, ristoranti, ma non solo, si pensa anche che possano andare a musei e quant'altro. Che cosa ne pensa lei di questo nuovo provvedimento? Riuscirà a placare soprattutto gli animi dei lavoratori che abbiamo visto come questa settimana fossero davvero agitati? Beh, è un decreto che viene fuori a ridosso dell'altro, perché indubbiamente la pandemia impazza, e il dato di oggi è preoccupante ancor più di quello di ieri. Abbiamo toccato come nuovi contagi quasi le 38.000 unità, con 234.000 tamponi, vero, un numero di tamponi più elevato, ma un tasso di contagio del 16,14 che è aumentato rispetto ai giorni precedenti. La situazione è molto complicata. È evidente che la salute deve rimanere al primo posto, ma va contemperato l'andamento della pandemia con le esigenze economiche. E quindi ci sono tanti operatori che soffrono e che rischiano di chiudere, rischiano di cessare la propria attività. Ecco perché il governo subito ha pensato di intervenire con un decreto chiamato Ristori bis, perché a qualche giorno di distanza dal precedente, in cui si stanziano tra 1,5 e 2 miliardi, poi vedremo il dato definitivo. Sembrano tanti, ma sono pochi, perché le categorie interessate sono tantissime. A quelle precedenti del decreto Ristori se ne aggiungono altre che erano state escluse. Ne rimarranno escluse ancora tante di partite IVA. Quindi io credo che il governo dovrà rientrare nell'ordine di idee di sforare, non bisogna aver paura in questa fase storica di far debito, perché il sistema economico italiano ne ha bisogno, altrimenti le piccole e medie imprese scompariranno alcune, altre si troveranno in seria difficoltà, l'accesso al credito rimane complesso, quindi dovrà seguire Ristori bis. Qualche altra cosa non sarà sufficiente, sto rispondendo alla sua domanda, non sarà sufficiente, ma bisognerà intervenire. Cosa manca in tutta questa progressione che noi abbiamo avuto dei provvedimenti a partire dal Cura Italia? Manca un minimo di programmazione per coloro che sono i destinatari, cioè ogni volta si allunga un po', anche negli ultimi due casi. Con Ristori andiamo a risarcire una parte di soggetti con bonifico in conto corrente entro il 15 novembre perché aveva già fatto domanda e poi per gli altri che fanno domanda adesso entro il 15 dicembre. Poi si sposta qualche altra cosa. Con la Ristori bis spostiamo ancora di 2 o 3 mesi il versamento dei. Cioè, bisognerebbe prendere un po' le cose di petto e dire spostiamo di 6 mesi, spostiamo di 12 mesi perché le imprese devono avere la possibilità di fare un minimo di programmazione per assorbire i colpi della pandemia in qualche modo e sopravvivere. Ecco, a proposito di piccole e medie imprese che sono il cuore pulsante del nostro tessuto produttivo, vorrei dare qualche dato perché il rapporto Cerved delle piccole e medie imprese 2020 segna un calo del fatturato in quest'anno dell'11% e anche che potrebbe crescere fino al 16,3% in caso di ulteriori lockdown generali e la redditività lorda del 19%. Inoltre si stima che sul totale delle imprese private a fine 2021 verranno persi circa 1 milione e 4 posti di lavoro con una riduzione del capitale di 47 miliardi, mentre con nuove chiusure che purtroppo non ci sentiamo di escludere alla luce dei dati che lei oggi ha detto, ma che ormai purtroppo siamo abituati a sentire questi numeri altissimi, dicevo, con nuove chiusure i disoccupati salirebbero a quasi 2 milioni e a 68 miliardi, pensate, la perdita di capitale. Rettore, sono veramente numeri forti. Sì, ma è evidente che il problema
è serio, riguarda le piccole e medie imprese. Il rapporto che lei ha richiamato è il rapporto CERVED sulle piccole e medie imprese, però limitato a quelle che presentano bilanci. Quindi un numero intorno, non ho letto il numero dell'ultimo rapporto che è uscito il 3 novembre, ma lo scorso anno erano 148.000. In realtà le piccole e medie imprese sono molto di più, perché il totale delle imprese, in base al dato Unionchiamere di fine 2019, ci diceva che erano circa le imprese 6.091.000, di cui il 99,7% piccole e medie imprese. L'analisi CERVED si focalizza su quelle che presentano bilanci, quindi che già hanno una dimensione un po' più Certo. interessante, è un gruppo limitato, ma i dati parlano chiaro. Le piccole e medie imprese vanno tutelate, 99,7%, solo 0,3% sono grandi imprese, facendo riferimento alla classificazione europea, sulla quale magari un'altra volta diremo come articolata, in base al numero di dipendenti e all'entità del fatturato. E quindi lei capisce che le piccole e medie imprese, come sappiamo bene tutti, rappresentano il nostro tessuto imprenditoriale e vanno aiutate in tutti i modi. Rettore, questa settimana, anzi proprio nella giornata di ieri, Paolo Gentiloni, commissario dell'Unione Europea proprio all'economia, ha presentato le previsioni economiche dei prossimi 2 anni in Europa e ha parlato in sostanza di un quadro in movimento. Tutto dipenderà dalla diffusione del virus e di conseguenza dalle restrizioni che i governi imporranno ai cittadini. Tuttavia, Gentiloni non nasconde una forte incertezza e parla anche del calo, secondo lui, il calo del PIL nei paesi europei non potrà subire, non vedrà rimbalzi significativi nei prossimi 2 anni. Sentiamo Gentiloni e poi lo commentiamo insieme. Quasi la metà degli Stati membri non prevedono una ripresa del livello PIL pre-pandemia prima della fine del 2022. Queste disparità riflettono la differenza nella gravità della pandemia e anche nel rigore delle misure restrittive adottate, ma anche riflettono differenze nella risposta a livello di politica economica e nella struttura delle economie. Paesi, per esempio, che hanno un forte settore turistico, probabilmente ci metteranno più tempo assicurare la ripresa totale della loro economia. Rettore. Eccoci. Beh, parole che pongono l'accento sulle difficoltà che l'Europa sta attraversando. Sapevamo che la pandemia sarebbe tornata, molti però forse hanno sottovalutato il problema e in Europa in questa fase abbiamo la situazione peggiore del globo. Lo sappiamo bene noi italiani, ma anche la Francia oggi, nelle ultime 24 ore, 58.000 casi, ha cominciato a combattere prima di noi. Abbiamo avuto il vantaggio di un mese e mezzo, perché sapevamo che sarebbe arrivata, non l'abbiamo sfruttato adeguatamente, a mio giudizio, e ci ritroviamo adesso in difficoltà. È evidente che i dati di ieri della Commissione europea risentono di un terzo trimestre molto positivo in Italia e in tutta Europa, ma poi pensano al quarto. Ottobre, bene o male, siamo andati avanti, ma a novembre e dicembre si preannunciano molto difficili. Ed ecco che il PIL italiano viene visto a fine 2020 a un meno 9,9%, contro una previsione nel nostro DEF del 9%, ma si parlava anche di scenari avversi fino al 13%. Quindi tutto sommato il 9,9% a mio giudizio sarebbe un risultato accettabile, perché significherebbe chiudere al 9,9% che a novembre e dicembre l'economia non andrà poi così male, e quindi se l'economia non andrà poi così male, io penso che dipenderà dal fatto che la salute potrà migliorare, la tutela della salute, e la pandemia possa avere meno effetti. È un'ipotesi molto ottimistica, però, perché novembre, dicembre, gennaio e febbraio sono mesi molto brutti per quanto riguarda il contagio da coronavirus. Speriamo che questa ipotesi si possa confermare, e anche il più 4,1 nel 2021. Certamente c'è uno spostamento in avanti, si pensava di recuperare prima il terreno perso, dovremo arrivare almeno al 2022 per poter tornare ai livelli previsti, ma non basterà, secondo me, perché la situazione
è peggiorata negli ultimi mesi come nessuno si aspettava. Speriamo non peggiori ulteriormente nei prossimi mesi, altrimenti dovremo rivedere queste C'è dubbio. previsioni ancora più al ribasso. C'è Intanto, dubbio. però, Rettore, questa settimana la Commissione europea ha erogato la prima tranche dei fondi dell'ambito dello strumento SURE, 17 miliardi a Italia, Spagna e Polonia. Nello specifico, il nostro paese ne ha ricevuti 10 di miliardi, un sostegno che arriva sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli che dovrebbero aiutare naturalmente gli stati a affrontare l'improvviso aumento della spesa pubblica. Ricordiamo che il programma SURE, insieme ai prestiti del MES e a quelli della BEI, è uno dei pilastri varati dall'Unione Europea prima addirittura del Recovery Fund, mentre per quanto riguarda il Recovery Fund, sempre questa settimana, un paio di giorni fa, il portavoce tedesco Sebastian Fischer su Twitter ha annunciato che il Parlamento europeo e la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione hanno raggiunto un accordo preliminare sul meccanismo dello Stato di diritto legato al pacchetto economico che comprende il bilancio europeo del Recovery Fund. Questo secondo lei, Rettore, significa che questi soldi arriveranno per tempo o c'è comunque il rischio che slittino all'estate avevamo già anticipato le puntate scorse? Diciamo che ancora non abbiamo elementi per dire che l'Europa possa essere più veloce di quanto si prevedesse. L'Europa però si sta giocando un po' il suo destino, nel senso che con la crisi che c'è in tutta la sua zona, deve accelerare. Quindi io credo che sarà necessario uno sforzo per accelerare i tempi del Recovery Fund, innanzitutto. Lo SURE abbiamo preso 10 miliardi noi italiani, come ricordava lei, e per quanto riguarda il MES, lei sa che io da mesi dico che il MES bisognava prenderlo di corsa. Purtroppo siamo stati in mezzo a diatribe tra forze politiche, sia all'interno che all'esterno della maggioranza. Ancora non lo prendiamo. La prima previsione è che quando saremo con l'acqua alla gola, finalmente lo prenderemo. Ma quando i buoi saranno scappati dalle stalle, nel senso che bisognava farlo prima. E se non lo prenderemo, commetteremo un errore grosso, perché la sanità ne ha bisogno forte, lo stiamo vedendo in questi giorni. E quindi in questo momento bisogna fare debito, le condizioni sono accettabili, poi in futuro avremo modo di recuperare. Se non si fa debito adesso, non si va da nessuna parte, né sotto il profilo sanitario né sotto il profilo economico. Allora, Rettore, prima di passare all'analisi nello specifico di borse, mercati e dello spread, vorrei farle sentire un altro video che sono le parole del vice ministro Antonio Misiani intervenuto agli Stati Generali della Green Economy. Vorrei ricordare che nei sei ormai famosi cluster che sono stabiliti come prioritari dalla Commissione europea per il Recovery Fund c'è naturalmente anche la transizione ecologica. Nel corso del tavolo, sempre degli Stati Generali della Green Economy, è parso chiaro che la Green Economy italiana, nei suoi settori strategici, quali l'energia rinnovabile, l'economia circolare, l'agroalimentare di qualità, le Green City, dispone di proposte immediatamente operative e di qualità, in grado, secondo appunto quello che è emerso dagli Stati Generali, di contribuire in modo decisivo al rilancio dell'Italia. Sentiamo Misiani e poi ne parliamo. Va bene. Quel nuovo modello di sviluppo era urgente prima della pandemia, lo è diventato ancora di più per quello che è accaduto in questi mesi e che continua a accadere in queste settimane. Noi stiamo attraversando una fase dominata dall'incertezza e dalle paure, come è stato ricordato, e anche i dati epidemiologici degli ultimi giorni confermano la gravità della situazione. Ieri abbiamo superato 2.000 posti in terapia intensiva occupati e siamo al 16,4% tra i nuovi positivi e il numero di tamponi realizzati nel nostro paese. Il governo è intervenuto in questi mesi con un massiccio stanziamento di risorse per contrastare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Continueremo a farlo anche nell'immediato futuro. Oggi siamo al lavoro per un nuovo decreto-legge che aiuterà le attività economiche interessate dalle nuove misure restrittive che saremo costretti a varare per mantenere la piena capacità di risposta del nostro sistema sanitario di fronte alla pandemia. L'Italia ha le energie per rimettersi in piedi e riprendere a marciare e ce lo hanno dimostrato i dati sul terzo trimestre del 2020, più 16,1%.
oltre le aspettative dei previsori. Il nostro sistema economico può rimettersi in piedi, ha le energie per farlo, e la green economy, uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, è la via maestra per fare ripartire il nostro paese. Ecco Rettore, eccoci qua. Beh, più 16,1% il terzo trimestre, bisognerebbe aggiungere rispetto al trimestre precedente che era stato fallimentare, ma questo sta nella logica della politica, e cioè magari omettere qualche piccolo passaggio. Certamente l'imbalzo c'è stato, l'Italia ha dimostrato di saper reagire durante i mesi estivi, però il dato di fatto è che noi nei vari provvedimenti abbiamo posto rimedio all'emergenza, ma per il futuro non si sta costruendo granché. Per carità, ci sono tutte le giustificazioni del caso, ma è ora di cominciare a pensarci e soprattutto di fare un minimo di programmazione a più ampio respiro, perché altrimenti con la pandemia che impazza in questo modo, le nostre imprese, le nostre famiglie soffriranno ancora di più, al di là della salute che rimane aspetto primario, non dimentichiamolo. Su questo io ho un'idea ben chiara al mio interno, prima la salute e poi tutto il resto, compresa l'economia, però ovviamente bisogna tenerne conto. Certo, bene, adesso andiamo a vedere la situazione di borse e mercati, partendo, io direi, Rettore, in questo caso sì, oggi dal mercato americano, perché naturalmente si stanno chiudendo quasi completamente in queste ore i risultati. Come cambierà il mercato americano, come è andato questa settimana e se ci saranno ripercussioni anche in Europa? La mia idea è che il mercato americano, come ha dimostrato in questa settimana, ha interesse soltanto a sapere chi sarà il nuovo presidente. Che sia l'uno o l'altro, al mercato, così come è impostato ormai da qualche anno, interessa poco. Nemmeno la pandemia è riuscita a frenare l'andamento positivo dei mercati americani. Questa settimana lo ha dimostrato, dopo una settimana di difficoltà, senza un motivo preciso, tra l'altro c'è stata una grande ripresa, i mercati americani hanno fatto da traino, oggi chiudiamo la settimana in Europa con un bilancio eccellente, perché il FTSE MIB, che è stato il listino migliore o tra i migliori, devo controllare gli ultimi dati, non ho avuto il tempo, i mercati hanno chiuso alle 17.30, credo che sia stato il migliore. Anche noi a mostrare la grafica, Rettore. Ecco, un guadagno settimanale superiore al 10%. Quindi abbiamo recuperato il 6% della scorsa settimana con gli interessi. Questo cosa vuol dire? Sì, oggi c'è un ribasso marginale da 0,25, ma siamo oltre il 10% di guadagno settimanale sul FTSE MIB. Vuol dire che i mercati finanziari ancora una volta hanno dimostrato la loro maturità e una capacità di reazione di fronte a questa sciagurata pandemia eccezionale. Speriamo che continuino a tenere così. Stasera, e così chiudiamo i nostri discorsi, dicendo che lo spread ha fatto il suo dovere, un pochettino era cresciuto, ma poi è rientrato ed è tornato sotto 130 punti. Stasera, a mercati chiusi, quindi intorno alle 22, noi avremo giudizio, il rating sull'Italia da parte di Moody's, e speriamo che anche in questo caso ci sia clemenza, perché le agenzie di rating sono più buone in questi mesi, e che ci si confermi il giudizio precedente o addirittura che possa migliorare qualcosa in termini di outlook, come è avvenuto per il giudizio dell'altra agenzia pochi giorni fa. Commenteremo questa cosa la prossima settimana. Certo, senz'altro. Rettore, allora l'ultima domanda prima di salutarci. Il blocco del licenziamento è stato prorogato fino alla fine di marzo, ma secondo lei questa è una misura che farà ripartire l'economia o contribuirà a intasarla? No, il blocco dei licenziamenti, diciamo che va visto con un'ottica differente. È evidente che le imprese, i datori di lavoro lo vedono in un modo, i lavoratori in un altro. Quindi una grandissima incidenza non l'avrà, perché comunque al blocco dei licenziamenti è stata affiancata anche la cassa integrazione prolungata, quindi anche la cassa integrazione durerà almeno fino a marzo. Poi vedremo, perché qua la situazione è veramente drammatica. Tutti non si possono accontentare, ovviamente qualcuno sarà più contento e altri invece no del blocco licenziamenti, però ripeto, si è riequilibrato il discorso con
col fatto della cassa integrazione prolungata, che garantisce ai lavoratori dei settori in crisi almeno una parte, non tutti, perché sono settori che anche nei ristori bis non sono tutelati, alcune partite IVA, per esempio il mondo dello spettacolo sembra che non è stato inserito, e, insomma, problemi a non finire e speriamo di uscirne. Speriamo davvero. Rettore, io la ringrazio come ogni settimana per la sua analisi sempre precisa e puntuale. Le do appuntamento a venerdì prossimo, mentre ricordo ai nostri telespettatori, il rettore potrete seguirlo anche lunedì sera nella trasmissione L'imprenditore e gli altri. Grazie rettore, buona grazie. Serata e buon lavoro. Anzi, saluto buon weekend tutti, ormai. Buon weekend. Grazie. E ci fermiamo anche noi con Restart. Abbiamo concluso la settimana parlando di economia, come ormai abbiamo abituato. Torniamo lunedì, prima con la parte meme dedicata ai social e all'attualità e alla politica vista dal web, e poi con i nostri soliti ospiti. Grazie mille per essere stati con noi questa settimana e buon proseguimento di serata su Cusano Italia TV.